bel passaggio, ancora il capitano San Martin che torna da Baffetti, ci prova Baffetti dalla distanza, a rete! Gran gol di Baffetti che ha pescato leggermente fuori dai pali di Clemente punendolo con una rasoiata che si è alzata, più che una rasoiata una palombella direi Simone, che si è alzata, ha scavalcato il portiere e si è depositata in rete per 1-0 del DLF. Pallone al centro col mancino, c'è un inserimento, il pallone passa e la sfera finisce in rete senza essere toccata da nessuno. L'autore del gol è proprio il giocatore con la maglia numero 11, Ciccorelli, che ora va a esultare proprio davanti alla sua curva. Pareggio dell'Aurelio Fiammazzurre in maniera piuttosto rocambolesca. I've seen your frown and it's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer. It's one verse, laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's way hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's way hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. And yeah, I'm sorry I was late, but I missed the train and then the traffic was a state. Il colpo di testa e c'è la rete! Polisportiva Carso in vantaggio, stavolta lo schema è andato a buon fine. Dunque Rez si porta avanti con la rete di Ciccarelli. Va bene, Greco sulla palla però ci va anche. Attenzione, la mette in mezzo Greco e la può depositare in rete, clamoroso. 2-0 di Greco, la palla sembrava dover uscire, ma bravissimo è stato Zimbardi a crederci fino alla fine. Indecisione anche in questa circostanza della difesa della Libertas con Valerio Picci, bravissimo però Zimbardi a metterla in mezzo col campanile. Greco l'ha dovuta solo depositare in rete praticamente a un metro dalla porta, la Sportiva Carso raddoppia. Si allunga troppo la palla, stavolta il capitano Vassallo, ancora Greco inesauribile, la sua spinta continua. Numero 10, scusate il gioco di parole, davvero ottima, c'è il gol! C'è il gol, timbra il cartellino. 76 punti, attenzione, palla dentro, subito pericolosa. E il Villanova, c'è subito la rete. Azione insistita di Procaccianti per la corrente e Fusca. Santucci, ottima questa azione. Casini, 1-1 per pareggio del Sermoneta sull'asse. Santucci Casini, stavolta presa alla sprovvista la difesa del Villanova. Gatto mette in mezzo il sinistro e c'è il gol, vantaggio del Villanova subito con Biatoschi. E il secondo tempo inizia praticamente come il primo, gol in apertura del Villanova precisamente al secondo minuto grazie a due nuove entrati. Palla in mezzo, c'è la rete, la rete di Forte che molto probabilmente chiude i conti. La posizione è battuta da Siccardi. Soddisfacente, ancora però Mesa che la mette in mezzo. Mesa, che gol! Che rete del numero 2! A giro, a scavalcare Banin.
che gol quello di Mesa. Mesa ancora, apertura per Virdis che stavolta scavalca il portiere e deposita in rete per il 5-1. Gol meritato stavolta il numero 9 che ha scartato. Il 10 che ha fatto alzare. Se ne va dentro da rigore subito alla rete, c'è il vantaggio di Parventi. Edoardo Parventi porta in vantaggio l'Urbetevere. Metto qui di Dumignello che comunque recupera palla, può avanzare, la da Bartolotta sempre sulla stessa mattonella, il destro di Bartolotta dentro e c'è il 2-0. Questo è un grande gol, il 2-0 di Parventi. Bartolotta aveva iniziato tutto sulla sua fascia di competenza, ancora Parventi dentro e grande parata a questa circostanza, ma poi ribadisce in rete per il 3-0. Cipriani assistito in maniera perfetta da Parventi. Ancora l'Urbe, grande azione qui di Capparella, Capparella dentro l'area di rigore, c'è il 4-0, grande azione del numero 4 dell'Urbe. Parte proprio lui, tra botta di destro e c'è la rete, e c'è la rete di William Scopetti, ottimo il suo destro all'angolino, forse poteva far di più questa circostanza con la grossi, comunque sorpreso dal potente tiro rasoterra del 18.